base alle previsioni meteo fornite dalla Protezione Civile regionale, quindi si parlava di colore verde, per capirci, per gli addetti ai lavori, e quindi non c'era nessun indicatore di tipo anche precauzionale di fare emettere qualsiasi tipo di provvedimento, se non quelli che sono stati adottati ieri sera, tipo il sale che è stato messo insomma nei luoghi complicati, sia in città che in città metropolitana, le precauzioni sugli assi viari eccetera, quello, tutto quello è stato fatto, ma non c'era nessuna indicazione per emettere ordinanze di altro tipo. Stamattina, non perché ci abbia chiamato la Protezione Civile o perché ci sia stata qualche telefonata particolare da parte dei luoghi deputati a questo, ma empiricamente abbiamo verificato che c'erano condizioni assolutamente diverse, uniche. Credo che Napoli non abbia mai avuto, almeno a memoria di tutti quelli con cui abbiamo parlato, una nevicata così forte. Quindi immediatamente da stamattina abbiamo emesso un provvedimento per invitare le persone a non uscire se non in caso strettamente necessario, e la chiusura di tutte le scuole della città. Stamattina abbiamo partecipato dalle 9:30, quindi per circa 2 ore, in questo importante comitato, nel quale innanzitutto siamo riusciti ad ottenere da Autostrade Italiane un importante mezzo spargisale che tra un po', tra circa 2 ore, comincerà a operare nella città di Napoli fino ad oggi pomeriggio, e quindi questo aiuterà moltissimo, perché è previsto dal pomeriggio sera molto ghiaccio fino a domani in tarda mattinata. Quindi questo mezzo sarà molto utile, che si aggiunge ai mezzi che noi abbiamo utilizzato nella città di Napoli, chiaramente più artigianali rispetto a questo che ha Autostrade. Il genio militare fornirà dei bobcat che si vanno ad aggiungere a quelli che già sono in esercizio per liberare l'area nord soprattutto di Napoli, così come siamo riusciti a ottenere la disponibilità da 2 ditte per implementare i carri attrezzi e i carri gru per liberare le macchine che sono rimaste bloccate sugli assi viari principali, intendo dire autostrade, tangenziali. Alle informazioni che sono state fornite dalla Polizia Stradale, da ANAS e da Tangenziale, in questo momento non ci sono criticità particolari. Io ho già dato disposizione, adesso mi sto recando al Comune per firmare una nuova ordinanza con cui le scuole domani rimangono chiuse, e che invitiamo fermamente tutte le persone, se non per assoluta necessità, da oggi pomeriggio fino a domani nella tarda mattinata, quindi insomma adesso sono le 11:30, diciamo per le prossime 24 ore in particolare, ad evitare di uscire se non in casi assolutamente necessari, perché le previsioni, in questo caso meteo, ma io mi affiderei anche a non solo quelle meteo che finora non ci hanno aiutato, anzi ci hanno fuorviato, ma alle valutazioni empiriche, neve e ghiaccio che ci sarà da oggi pomeriggio, quindi può diventare pericoloso uscire, soprattutto da quando non ci sarà più il sole. Quindi, salvo per chi non lo deve fare per ragioni di particolare necessità e che lo faccia, come dire, adottando tutte le cautele del caso, insomma è sicuramente evitabile che si esca dalle proprie abitazioni, in particolare con le autovetture non dotate di gomme attrezzate per ghiaccio e neve. Poi ci aggiorniamo alle 17, oggi c'è un altro comitato in prefettura nel quale parteciperà anche il vice sindaco, quindi insomma queste sono le informazioni principali.